Allora, non c'è rimasto tantissimo da fare sulla teoria dell'integrazione. Dobbiamo ancora parlare di due o tre risultati di teoria, di cui, diciamo, che dimostreremo tranne uno che dimostreremo solo in parte, in piccola parte, e diciamo, dopodiché faremo molti, molti esercizi. Allora, cosa c'è rimasto da capire sulla teoria? Innanzitutto ci sono rimasti da esaminare i teoremi di Subin e Torello. Cominciamo con il teorema di Subin. Allora, io ho un insieme E lo faccio prima per gli insiemi, poi per le funzioni, diciamo. Via il teorema del sottografico è la stessa cosa. Ho un insieme contenuto in Rn più m. Allora, i punti di E li denoto con xy, nel senso che x deve stare il blocco delle coordinate, delle prime n coordinate. Y è il blocco delle seconde m coordinate. Allora chiamo EY, cioè la sezione di E al punto Y, al livello Y. Questa per definizione è l'insieme degli x appartenenti a Rn tali che xy appartiene a D. Io fisso un y, per esempio y0, questa è la sezione, se questo è questa qui è la sezione di E al livello y0. Allora io cosa dico? Dico che la misura n più m dimensionale di E è uguale all'integrale su Rn m della misura n dimensionale di EY in dy. De y è de y1, de y, se vi ricordate la notazione della misura di Lebesgue, m dimensionale è de y1, de y2, de ym. Però si indica brevemente con de y. Con questo presuppongo anche che per quasi ogni Y appartenente a Rm esiste la misura n dimensionale di EY. E dopodiché abbiamo questa relazione. Nel senso che quando io vado a fare la sezione, io questo so per ipotesi che è misurabile. Rispetto alla misura di Lebesgue.
questo qua, beh, è ricavato, quindi non lo so se è misurabile o no. Allora voglio che, non per tutti gli x, ma per quasi ogni x, questo sia misurabile. A questo punto questo numero è definito per quasi tutti gli y, scusate. E a questo punto questa funzione qui è definita per quasi ogni y, è una funzione definita, positiva. Risulta integrabile, risulta misurabile, quindi il suo integrale viene esattamente la misura qui. Ora, naturalmente, come facciamo a provare questa cosa? Cominciamo con gli intervalli. Ok? Allora, per gli intervalli la cosa è abbastanza ovvia, però diciamo che vale in ogni dimensione. Allora, cos'è un intervallo? Nel senso che ho voluto comunque indicare con x, chiamiamolo x1, per, diciamo, mettiamo l'indice in alto, è il vettore di coordinate a con 1, a con m. Questo sarebbe y1 uguale c con 1 c con m. Allora x1 sopra e y1 sotto, questo nel mio intervallo è in basso a sinistra dell'intervallo. Qua le due dimensioni, due blocchi di dimensioni sono, hanno lunghezza 1 e 1, quindi qua ho soltanto AB cartesiano CD. In generale qua ci sarà un blocco di coordinate, quindi qua avrò A1 AN, qua avrò B1 BN. Ora questo non è altro, questo prodotto si fattorizza, quindi questo è il prodotto per i che va da 1 a n di a con i di con i. Cartesiano, il prodotto per j che va da 1 a m di c con j di con j. Qua similmente costruisco il punto in alto a destra del. Quindi cosa posso dire? Posso dire che il mio intervallo
m più n dimensionali, dimensionale, è uguale a J1 cartesiano J2, dove J1 è intervallo in R a n e J2 è un intervallo in R a m. Allora andiamo a vedere come funziona la sezione Y, quella che abbiamo chiamato sezione. Beh, Y è uguale al vuoto se Y non appartiene a J2 ed è uguale a J1 se Y appartiene a J2. Questo è ovvio. Che quando X appartiene a J2, quando Y appartiene a J2, qua tutti i punti di J1 per Y stanno in Y. Quando Y non ci sta in J2, diciamo non c'è nessun X. Quindi io so già che la misura n più m dimensionale di I è il prodotto delle misure dei lati, quindi è uguale alla misura n dimensionale di J1 per la misura m dimensionale di J2. Mi rimane, questo lo sposto così, mi rimane da osservare che tutto ciò è anche uguale alla, io cosa devo fare? Devo fare l'integrale su J2 quale motivo? Perché se Y non appartiene a J2 viene in vuoto. Di che cosa? Della misura della sezione, ma quindi qua ci viene la misura n dimensionale di J1 e questo lo devo integrare in dy. Questa è una funzione costante, la porto fuori e quindi viene la misura n dimensionale di J1, l'integrale di 1 su J2 è la misura dell'insieme e per l'intervallo J2 viene la misura n dimensionale. Quindi questa effettivamente è ovvia, l'ho voluta fare nel dettaglio perché così almeno uno se ne convince esplicitamente. Allora, se vale per gli intervalli, questa relazione vale anche per i pluriintervalli, per somma. Ogni pluriintervallo è uguale all'unione di intervalli disgiunti. La misura è la somma delle misure. L'integrale delle sezioni è la somma degli integrali delle sezioni dei singoli intervalli e quindi passare dagli intervalli ai primi intervalli è banale. Adesso andiamo a vedere per gli aperti. Qui un problema automaticamente risolto era il fatto della misurabilità della sezione. Siccome la sezione o è il vuoto o un intervallo, automaticamente è sempre misurabile. Stesso discorso, sì, discorso non uguale, ma insomma in parte analogo per gli aperti. Quando io ho un aperto, sezione
risulta sempre aperta. Ok? Quindi, cosa posso dire? Innanzitutto io ho A, la sezione AY è aperta e quindi misurabile per ogni Y appartenente a R. Quindi posso andare a cercare di vedere se quella formula funziona. Ma io che cosa ho? Io so che A è uguale all'unione per n che va da 1 a infinito di P con n, dove P con n è una successione di plurintervalli che cresce. Quindi io cosa so? So che la misura n più m dimensionale di P con n è uguale all'integrale su Rm della misura n dimensionale di P con n y in D. Ok? Basta semplicemente far tendere n a infinito. Questo tende alla misura n più m dimensionale di A. Allora, l'unione per n che va da 1 a infinito di P con n y è proprio uguale ad AY. Quindi queste misure tendono alle misure n dimensionali di AY. Qui e qui ho applicato il fatto che la misura passa al limite sulle successioni crescenti di insieme. Professore, non è essenziale che sia strettamente crescente? No, no, no. E poi, quando scrivo così, cosa sto applicando? Questa è una successione di funzioni monotone non decrescente positive che tendono a queste, l'integrale di queste tende all'integrale di queste. Questo chi è? Bertolotti. Quindi qua dentro si applicano prima i teoremi che diciamo i risultati, l'esercizio che dice che la misura passa al limite sulla successione crescente di insieme. E poi si applica il teorema di Bertolotti. Oh, similmente per i compatti. Se prendo un compatto K, cambiamo la figura. K che è chiuso e limitato in Rm più n, la sezione è chiusa e limitata, quindi è compatta in Rn per ogni y. Quindi qua diciamo la misurabilità della sezione c'è per tutti gli y. K stavolta noi sappiamo che è l'intersezione di una successione di plurintervalli che posso prendere monotona non crescente. Ora, qui i risultati
fatto che la misura passa al limite anche sulla successione decrescente di insiemi, a patto che qua siamo sicuramente in caso di misure finite perché sono due intervalli. Quindi tutti gli elementi della successione sono misure finite. E anche qui è sempre Beppo Levi, perché qui abbiamo l'integrale di una successione decrescente, che però gli integrali sono finiti e quindi basta prendere la funzione limite meno la successione funzione limite meno questa che è crescente e applicare il teorema al contrario e poi cambiare il teorema. È abbastanza banale. Ok, detto questo, andiamo a vedere il caso adesso di un insieme E generico. Io adesso il mio insieme E, suppongo come al solito che E sia limitato. Caso E non limitato, non lo dimostriamo, ma non è difficile in questo caso, però abbiamo fatto questa scelta di non preoccuparci, diciamo, di fare le dimostrazioni nei casi non limitati per, non, diciamo, per lasciare sostanzialmente le idee principali. E allora che cosa so stavolta? So che esiste una successione A con N di aperti decrescenti che possiamo prendere anche limitati e Kn di compatti non decrescenti, tale che la misura n è più m dimensionale di A con n tende dall'alto, diciamo, scende alla misura di E, diciamo, tende alla misura di E e la successione è non, ovviamente non crescente. Al tempo stesso abbiamo che la misura n più m dimensionale di Kn tende alla misura n più m dimensionale di E da sotto, e ovviamente questa successione è non crescente. E poi noi abbiamo queste altre due relazioni, cioè che la misura n più m dimensionale di A con n è uguale all'integrale su Rm della misura n dimensionale di A con y dy, così come la misura n più m dimensionale di Kn è uguale all'integrale su Rm della misura n dimensionale, qua è A con n, di A n y. Kn y in dy. Ora, ovviamente E con n y contiene Kn y ed è contenuto
in A, scusate, EY ed è contenuto in ANY. Il problema è che noi questo a priori non sappiamo se è misurabile. Tuttavia questi lo sono, ok? Inoltre cosa sappiamo? Che queste due funzioni qui come funzioni della y sono misurabili e loro l'integrale di questa fa questa, l'integrale di questa fa questa. Quindi noi sappiamo che l'integrale su RAM della misura n dimensionale della AN Y meno la misura n dimensionale di KN Y, questo qua noi sappiamo che tende a zero, questo qui per n che tende a infinito tende a zero e la successione è ovviamente non crescente. Quindi cosa abbiamo? La funzione limite, la funzione, quindi quella è una successione di funzioni il cui integrale tende a zero, ma questa successione di funzioni tende a una funzione limite. Questa funzione limite, applicando Bepporelli, ha un integrale che tende a zero. Allora è, noi non abbiamo fatto questo esercizio, però se volete lo facciamo dopo, ma a parte, se una funzione maggiore o uguale di 0 ha integrale nullo, deve essere nulla quasi ovunque. Quindi cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che il limite di questo è uguale al limite di questo per quasi ogni y. E che vuol dire? Vuol dire che per quasi ogni y questo è contenuto tra, abbiamo due successioni di compatti, due successioni, una di compatti da dentro e una di aperti da fuori, le cui misure hanno lo stesso limite. E questo che vuol dire? Vuol dire esattamente che per quasi ogni y mu con n di e con y esiste. Un insieme è misurabile se solo se per ogni epsilon trovo un compatto contenuto e un aperto contenente tale che la misura, almeno se è limitato. Se non è limitato, da dentro ci posso mettere un chiuso e da fuori un aperto tale che la misura della differenza sia minore di epsilon. Quindi siccome la misura di queste tende, la misura di queste tende allo stesso valore, questa condizione è soddisfatta e quindi questo è misurabile per tutti gli y, non per tutti gli y, per quasi ogni y. Non solo, ma l'ultima cosa da osservare è che quando faccio ovviamente questo integrale qua è compreso tra il limite di questi e il limite di questi, ma questi sono uguali a questi sono uguali a questi, questi tendono a misura di E, questi tendono a misura di E, abbiamo ottenuto il risultato. Passando a lì si ottiene effettivamente il teorema. Ok, adesso come osservazione lo faccio in questo, cancello questa figura e lo faccio in questo riquadro qua. Questo è un risultato generale, quindi lo enuncio in modo generale. Noi abbiamo uno spazio di misura qualunque, di misura positiva però, misura positiva, F mu misurabile, F maggiore o uguale a 0, e poi andiamo a fare integrare di F di x del mu uguale a 0. Allora
la se chiamo n insieme degli x tali che f di x è maggiore strettamente di 0, cioè diversa da 0, mu di n è uguale a 0. Questa dimostrazione, questo quindi vale per qualunque misura, quindi anche nel nostro caso. La dimostrazione di questo fatto è banale perché n è contenuto nel è uguale all'unione per n che va da 1 a infinito dell'insieme degli x appartenenti a x, tali che f di x è maggiore di 1 su n. E la misura di ciascuno di questi insiemi è 0, perché se non fosse 0, questo qua chiamiamolo f con n, oppure chiamiamolo g con n, ovviamente l'integrale esteso a x di f di x in del mu è maggiore o uguale di 1 su n per la misura di g con n. Allora, siccome questo va a 0, questi sono numeri positivi, questo deve essere 0. Ma allora, a quel punto, applicando la subadditività numerabile della misura, la misura di n è minore o uguale alla somma della serie di queste misure, la somma della serie di queste misure è 0, e quindi serve il risultato. Quindi, tornando al nostro teorema di Fubini, lo ripeto un po' più piano. Io ho questa successione di funzioni. Questa successione di funzioni è decrescente, quindi converge da qualche parte. Gli integrali di questa successione di funzioni tendono a zero. Quindi la funzione limite ha integrale nullo. Quindi io so che se la vedo come funzioni, questa tende a f di y maggiore o uguale a 0. Questa è una successione decrescente, quindi questo risultato è vero ovunque, no, perché kn cresce, a con n decresce, quindi questa successione decresce, quindi il limite c'è dappertutto. Il problema è che questa funzione qua, l'integrale di questa funzione qua, applicando un Bepoledi un'altra volta fa 0. Se l'integrale di questa funzione qua fa 0, la funzione è quasi ovunque nulla. Rispetto a quale misura? Rispetto alla misura sulla quale stiamo integrando, cioè rispetto a dy, cioè la misura m dimensionale. Quindi per quasi ogni y esattamente il risultato che abbiamo ottenuto. Esiste la misura n dimensionale del di e y, la misura n dimensionale di e y, poi la posso mettere qua dentro e l'integrale fa. È chiaro che diciamo il problema qui non è la convergenza, è chiaro che questo, se e y è misurabile, questo converge alla misura di e y e questo converge alla misura di e y. Per Bepoledi, da sopra e da sotto, perché sono tutte, stiamo parlando di tutte, diciamo, successioni finite, quindi vale sia per le funzioni crescenti che per le funzioni decrescenti. E il problema è solo se y è misurabile, e quindi noi abbiamo dovuto soltanto rispondere a questa domanda qui, e quindi vale questo teorema. Questo è importante. Questo discorso vale pure per le funzioni. Se io ho teorema di Fubini per le funzioni,
poi ho f da rn più n a valori in r, f maggiore o uguale di 0, misurabile rispetto alla misura di Lebesgue n più n dimensionale. Allora cosa posso dire? Posso dire che l'integrale su rn più n di f di x di y in dx di y, dovrei scrivere dxy, capito? Cioè se sulla misura n più m dimensionale scriviamo in dm m più n, però in genere si scrive dx dy, dx dy o dy dy, dx dy. Allora questo è uguale all'integrale su r a m dell'integrale su r a n di f di x y in dx e poi in dy, nel senso che quando scriviamo così intendiamo dire che per quasi ogni y, per quasi ogni y appartenente a r a m, la funzione che a x associa l'integrale su r a n di f di x y in dx è misurabile secondo la misura di Lebesgue n dimensionale, e quindi si può fare questo integrale. E poi dopo che hai fatto questo integrale fai prima l'integrale in dx, poi l'integrale in dx e coincide. Uno potrebbe dire, e per quelli in cui non è misurabile non ci interessa, perché tanto quello è un insieme di misura nulla, lì la funzione la puoi alterare, diciamo dopo aver integrato nella x, nel in questo risultato nella y lo puoi alterare come ti pare, perché tanto non si di misura nulla, perché quando andrai a integrare nella y il risultato non cambia, non cambierà. Quindi questo è il risultato. Naturalmente io questo discorso lo posso fare sia integrando prima nella x e poi nella y, o anche viceversa, questo sta a me. Posso decidere di integrare prima in un blocco di variabili e poi nell'altro. L'importante è che devo sapere come fare questo integrale. Per capirci, le sezioni, guardiamo quello per le misure. Le sezioni possono essere più difficili da calcolare la misura quando faccio la sezione in un modo piuttosto che nell'altro. Chiaro? Pensate a un insieme fatto, che ne so, famoso insieme normale, no? Qui le sezioni non danno problemi, sono tutti intervalli. Qua le sezioni sono più complicate, possono essere intervalli, possono essere numeri di intervalli, mi danno sicuramente più problemi. Quindi certe volte c'è convenienza a fare l'integrale prima in un blocco di variabili piuttosto che nell'altro. Come si fa a dimostrare questo risultato? Basta passare questo qua, non lo dimostro, chi vuole se lo fa per esercizio, ma sostanzialmente si passa al sottografico. Questo integrale qua è uguale alla misura n più m più 1 dimensionale del sottografico. Quindi bisogna aggiungere una variabile che ci dà l'altezza della f. Quando prendo per ogni y, prendo questa funzione f di xy, questa funzione qua ha per sottografico la sezione di questo sottografico. Quando blocchiamo la y e ci abbiamo le altre n più 1, perché abbiamo aggiunto una dimensione per avere l'altezza della f, dimensioni, quindi applicando questa relazione si ottiene che il risultato. Qua applicando col teorema
sentire direttamente il risultato. Quindi bisogna applicare questo teorema in due volte. Ok. Oh, vediamo un po'. Vediamo un po'. Un altro teorema. Qui diciamo che è simile a quello di Fubini, ma diciamo non esattamente analogo, perché un problema c'è. Oh, nel momento in cui faccio osservare una cosa, nel momento in cui io ho dimostrato che se questa è integrabile, misurabile, vale questa relazione, nel momento in cui io calcolo questo integrale, diciamo che già so che la f è misurabile, le f che costruiamo noi sono misurabili, e calcolo questo integrale doppio, questo integrale si chiama iterato, mettiamo il caso di dimensione 2, quindi faccio questo integrale iterato prima nella x e poi nella y. Se questo numero, cioè qualunque sia questo numero, è uguale a questo. Chiaro? Perché io so già che sono uguali. Quindi io nel calcolare l'integrale iterato non mi sono, a parte il fatto che già so, essendo la f misurabile, che queste qua sono tutte misurabili, ma nel momento in cui calcolo questo, automaticamente è uguale a questo. Quindi non ho bisogno, anche se questo fa più infinito, non ho bisogno di sapere, per esempio, che questo integrale sia finito per applicare il risultato. Invece, per quanto riguarda il teorema di Tonelli, la cosa è un pochettino diversa. Supponiamo che f sia L1 di Rn più n. Allora l'integrale esteso a Rn dell'integrale esteso a Rn di f di x y in dx in dy è uguale all'integrale esteso a Rn dell'integrale esteso a Rm di f di x y prima in dx poi in dx, e sono entrambi uguali all'integrale esteso a Rn più n. Di f di xy in dx dy, diciamo dm n più n per la precisione. Ok? In realtà ci sta anche un'altra cosa da aggiungere, che la stessa cosa vale con i valori assoluti. La scrivo per completezza.
questa qua è vera sempre, anche se la funzione non fosse L1. Per quale motivo? Perché il valore assoluto è una funzione così. Questa è vera sempre. Questa siamo sicuri che è vera solo se f è L1. È chiaro? Rm. N qua. Chiaro, questa è vera sempre, perché questa è positiva. Questa è vera solo, cioè, con sicurezza, ovviamente può essere vera anche, però siamo sicuri che è vera solo quando questa integrale è finita. Per quale motivo? Se questo integrale è finito, sono finiti entrambi, diciamo, gli integrali della parte positiva e della parte negativa. Applicate i cubini alla parte positiva e alla parte negativa, fate la differenza e trovate questo integrale qua. Il problema è, dice, ma quello lo posso sempre fare. No, perché che cosa ti succede? Se questo fa più infinito, potrebbero essere infiniti entrambi. Se è infinito uno solo dei due, la parte positiva e la parte negativa, questo pure vale. Perché applicando Fubini alla parte positiva e alla parte negativa non ci sono problemi. Uno dei due vale sempre infinito, l'altro no. E quindi, per esempio, se è diciamo l'integrale, diciamo, della parte positiva fa più infinito, della parte negativa fa meno infinito, questi qua fanno più infinito tutti e tre. Ma qualora ci sono degli esempi in cui, poi vedremo di trovarne uno dopo la pausa, lo sviluppiamo, ci sono degli esempi in cui la funzione non è L1, quindi questo integrale fa più infinito, sia la parte positiva ha integrale infinito, sia la parte negativa ha integrale infinito, ma questo viene finito, questo non si può dare senso, perché viene più infinito, meno infinito, non si può dare senso. Questo viene finito e questi due numeri sono diversi. È chiaro? Quindi questo è un caveat, è un warning bello grosso, dire attenzione prima di dire, se io faccio l'integrale iterato non posso automaticamente dire che l'integrale doppio ci sta. Devo prima sapere che la funzione sta in L1, se no, magari questo integrato c'è e fa 2, quest'altro integrale ci sta e fa 3. Se faccio i due integrali iterati e vedo che sono diversi, sono sicuro che la funzione non sta in L1. Chiaro? Che sia la parte positiva che la parte negativa non sono, non hanno integrale finita. Ok. Oh, e questo più o meno, vediamo un po' che ora è. Adesso facciamo una piccola pausa, però prima di fare la pausa voglio un attimo riassumere. Quindi noi abbiamo dimostrato che sostanzialmente se una funzione è positiva la possiamo, posto che sia misurabile, la possiamo integrare come ci pare. Possiamo fare l'integrale iterato, l'integrale doppio, l'integrale iterato nell'altro senso. Ovviamente quando io scrivo Rn e Rm, quando andiamo a fare gli integrali su un certo insieme, le formule di riduzione cambiano, perché io sto moltiplicando la funzione per la funzione caratteristica dell'insieme, e quindi per esempio verrà la formula di riduzione che abbiamo già visto l'altra volta, no? Se l'insieme è normale rispetto a un blocco di coordinate e diciamo la funzione è compresa, diciamo, nell'ultima coordinata, vabbè, questo magari la ripetiamo quella formula di riduzione all'inizio della seconda parte. Adesso blocchiamoci.